Salve a tutti amici di MarcosBox, ben ritrovati in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source, edizione riassunto della settimana. Come ben sapete, è una rubrica che abbiamo inaugurato qualche settimana a questa parte ed è un assunto appunto della settimana dei principali argomenti postati sul blog. Cominciamo con la prima notizia che non riguarda strettamente il mondo Linux, ma riguarda il redesign di MarcosBox. Come avete avuto modo di vedere, nell'ultima settimana è stato caricato un nuovo template, è stato fatto un restyling del logo. Tutto questo è merito di Stefano, che ha appunto realizzato sia il nuovo logo che ha adattato questo nuovo template. Questo nuovo template è basato su Bootstrap, è completamente responsive, quindi si adatta a qualsiasi device vi troverete di fronte. Ed è una delle caratteristiche principali è che è molto leggero, quindi abbiamo dato anche una alleggerita ai tempi di caricamento del blog, che non fa mai male. Vediamo di commentare le principali notizie. Una notizia che è stata postata domenica scorsa: la nascita della collaborazione tra Solus OS e Numix per Numix DX, Numix Desktop Experience. Che cos'era? Capirete perché ho utilizzato il termine era. Era un accordo stipulato tra lo sviluppatore di Solus OS e il team di Numix per realizzare una rivisitazione dell'interfaccia di GNOME Shell basata appunto sul tema Numix con alcune modifiche sostanziali all'UI. Per renderla un'esperienza diversa, un'esperienza utente diversa. Era perché? Perché nel corso della settimana, mercoledì se non vado errato, lo sviluppatore di Solus OS ha deciso di chiudere il progetto, di chiudere completamente la distro Solus OS. I motivi sono principalmente due. Il motivo principale è che comunque, avendo un RAW Real che gli prende molto tempo, non riesce più a trovare tempo per dedicare alla distro. L'altro motivo è che manca manodopera, quindi si è ritrovato da solo a dover mantenere una distro, e cosa appunto impossibile da fare per un singolo sviluppatore. Questo ha portato di conseguenza alla chiusura anche di questo nuovo progetto. La pagina su Git è stata aperta e poi subito chiusa nel giro di appunto di nemmeno una settimana. Speriamo soltanto che il team di Numix riesca a trovare qualche altro sviluppatore interessato a portare avanti il progetto, perché dagli screenshot che ho postato, il restyling dell'interfaccia era carino, quindi speriamo appunto che si vada avanti con l'aiuto di un altro programmatore. Settimana è stata rilasciata le prime ISO di Ubuntu 14.04 LTS. Se volete scaricarla, se volete provarla, se volete iniziare a testare quella che sarà la prossima LTS di Ubuntu, fatelo. Trovate il link per poterla scaricare. Una notizia interessante della settimana è stata anche il rilascio della prima versione in sviluppo di Parole 06. Che cos'è Parole? Parole Media Player è appunto, un media player leggero, potente, funzionale. Che principalmente troviamo in distro basate su XFCE, lo troviamo anche su Xubuntu. Una delle caratteristiche principali è appunto la leggerezza di questo media player, che non fa rimpiangere alternative più blasonate. Questa nuova versione in sviluppo, che è appunto denominata 0.5.90, la versione finale sarà la 0.60, la 0.6, e questa nuova versione porta con sé tante novità. Fra le quali una delle più visibili, diciamo così, è il porting in GTK3. Il tema quindi adesso la skin del programma adesso è completamente più gradevole da vedere, e quindi vabbè, provatelo. Nel posto ho indicato anche due PPA se siete su Ubuntu o Xubuntu. Il primo PPA è un PPA generico dello sviluppatore. Il secondo PPA è praticamente il PPA di XFCE 4.12. Se avete seguito la mia guida post-installazione per Xubuntu 13.10, l'avrete già aggiunto. Quindi provatelo. Rende davvero un bel programma.
Settimana ho postato anche la notizia della messa in commercio in Brasile tramite cooperatore Vivo di LG Fireweb. Che cos'è LG Fireweb? LG Fireweb non è altro che il primo smartphone prodotto da LG equipaggiato con Firefox OS. Il terminale è stato presentato sul canale di Mozilla attraverso una piccola video review di 4 minuti e mezzo. In questa piccola video review è possibile vedere il terminale. Le forme ricordano quelle degli LG della serie L, tipo L5, là, viste le dimensioni. Quindi, se potete fare un rapido confronto con questi terminali che sono equipaggiati con Android. Appunto, la caratteristica di questo smartphone è avere Firefox OS nell'ultima versione, la 1.1 che è stata annunciata la scorsa settimana. Processore da 1 GHz, display da 4 pollici 480x320, fotocamera da 5 megapixel con flash LED. Novità, perché i primi due smartphone realizzati con Firefox OS da ZTE ed Alcatel erano proprio basici, non avevano nemmeno il flash LED. Memoria da 2 GB interna, espandibile con schede micro SD sino a 32 GB e una batteria da 1540 mAh. Dal video di Mozilla, il terminale promette bene, fluido. Certo, c'è da rifinire il sistema. Firefox OS è stato lanciato da poco, quindi non aspettatevi grandi cose. Però, comunque, per un appassionato, per noi jack, per noi che siamo in attesa di questo device, non può far che piacere vedere che una ditta quale LG impegnarsi nello sviluppo di un device del genere. Altra notizia della settimana, vediamo un po'. Durante il corso della settimana vi ho postato una notizia, cioè vi ho postato un video in cui chiedevo a voi se eravate soddisfatti o meno da Ubuntu 13.10 e da tutte le sue derivate. Fateci un salto, commentate, lasciate i vostri commenti, vi avevo invitato a farlo su quel video. Perché ho realizzato questo video? L'ho realizzato perché in questi giorni sto avendo un feedback negativo da parte di lettori che mi scrivono su Facebook, su Google Plus, mi scrivono direttamente tramite email che stanno avendo problemi in continuazione con questa distro, con questo rilascio. Non posso dargli torto, i problemi ci sono, è inutile nasconderli. Si sa purtroppo però che i rilasci precedenti alle LTS, in generale tutti quanti i rilasci .10, sono problematici. Speriamo che il team di Ubuntu riesca comunque a dare una sistemata. Alcuni bug sono fastidiosi, ad esempio quello di Matteo dell'altro giorno che aveva problemi nell'installazione dei driver proprietari delle schede video. Ora, per una distro user friendly, un problema del genere è un problema grave, perché appunto si trova in noob, scusate il termine, no, non prendetela, che non ha mai installato, va a installare i driver proprietari o schermo nero e con i sistemi inutilizzabili. Non è una cosa piacevole. Speriamo appunto, come dicevo, che nel corso dei prossimi giorni vengono messe le patch per tutto questo, anche se ho qualche dubbio perché la 13.10 avrà un supporto di 9 mesi, quindi sarà un po' abbandonata. Se siete quindi sulla LTS non cambiate. Sentite a me, aspettate il rilascio di aprile della prossima LTS. Marco Persi in settimana ha postato una video intervista, diciamo così, a Linus Torvalds che durante la Linux Conference Europe 2013 che si è svolta la scorsa settimana in Gran Bretagna. In questa intervista viene Torvalds col suo solito humor, con la sua solita risposta pronta, parla del kernel, parla dello sviluppo, parla anche di SteamOS. Andatevela a vedere e andatevela ad ascoltare, perché è un'esperienza carina. Vediamo un po'. Altra notizia della settimana, vabbè, quella di SoluSOS ve l'ho già parlato prima. È stata rilasciata GNOME 3.10.1,
minor release del ramo 3.10 che va a correggere alcuni bug fastidiosi che si erano avuti con la 3.10. Io la sto provando su Fedora 20, anch'essa una distro in sviluppo, e devo dire che comunque si comporta bene, si sta comportando bene questo rilascio. Sì, sempre il solito discorso che è tablettosa, e vabbè, questa oramai abbiamo capito che GNOME vuole fare queste cose. Però comunque ne ha guadagnato in fluidità di animazioni, fluidità e stabilità del sistema. Quindi non appena verrà caricata nei repository di Ubuntu GNOME, se la provate, fate l'aggiornamento e vedete. Rodrigo ha pubblicato un piccolo focus su Dual Boot, sui sistemi UEFI, sulla presenza appunto sull'installazione con Windows 8. È un piccolo post interessante che va a fare praticamente un sunto di quella che è la situazione del UEFI e delle cose principali da sapere per fare un dual boot con Windows 8, per fare un dual boot con sistemi UEFI più legacy, Windows 8 o Windows 7. Andate a leggere perché ci sono alcune cose interessanti che nemmeno io sapevo. Vediamo un'altra notizia. Ultime due notizie, anzi, che sono state postate questa mattina, che mi hanno costretto a fare nuovamente il video perché l'avevo realizzato questa mattina. Il primo è un post di Stefano, cronache da Osmit. Stefano, come ben sapete, fa parte della community di OpenStreetMap, è attivo nella community, quindi è attivo anche nel progetto OpenStreetMap in Italia. Ha partecipato alla OpenStreetMap Conference che si è tenuta dal 4 al 6 ottobre 2013 a Rovereto. Ve ne avevo parlato anche nel blog. In questo piccolo post, Stefano va a fare un piccolo riassunto degli argomenti principali di cui si sono discussi, di cui si sono moltissimo, discussi durante questo incontro. E fa posta anche due cose interessanti. La prima è l'appuntamento per il prossimo anno. L'Osmit 2014 si svolgerà a Matera. Se riesco, sarò presente anch'io, quindi sarà un'occasione per me di incontrare Stefano in carne e ossa. L'altra cosa interessante è appostato un link interessante. La mappa dei luoghi con nomi volgari. Andatevela a vedere. Sbrigatevi dalle risate come ho fatto io quando l'ho vista. Ultima notizia, pubblicata questa mattina da Marco Persi, è la commercializzazione del primo tablet con Tizen. Questo avviene in Giappone, dove un'azienda giapponese, scusate, Sistena, ha appunto messo in commercio questo primo tablet con Tizen. Che cos'è Tizen? Tizen lo conoscete, è un progetto open source sponsorizzato dalla Linux Foundation. Tantissime sono le aziende che stanno supportando Tizen, Intel, Samsung, soltanto per citare quelli, i big più grossi che stanno dietro a questo progetto. Tra parentesi, Samsung è anche intenzionata a realizzare uno smartphone con questo sistema operativo. Ebbene, che cosa ci sarà? Ci sarà che appunto è stato messo in commercio questo tablet. È un tablet con delle caratteristiche interessanti. Ha un processore da 1,4 GHz quad-core con Cortex-A9, 2 GB di RAM DDR3, 32 GB di memoria flash, slot di espansione microSD, display da 10 pollici con una risoluzione di 1920x1200, doppia fotocamera, uno frontale e uno posteriore, e naturalmente supporto Bluetooth 3.0 e Wi-Fi. Monta Tizen 2.1, che come sapete dovrebbe avere come server grafico Wayland. Wayland, il server che tanto sta facendo discutere perché, come sapete, ma come si dice, Ubuntu ha fatto il suo Mir in contrapposizione a Wayland. La comunità adesso si è schierata praticamente quasi tutta quanta in favore di Wayland e tutte le solite polemiche che sono nate a
seguire da questa decisione. Bene, con questo ho concluso. Ci vediamo la prossima settimana, sperando di riuscire a fare anche un video infrasettimanale. Rimanete sintonizzati sul blog perché questa settimana Marco Persi pubblicherà un interessante confronto tra due derivate di una distro che fu famosa ai bei tempi. Che dire, lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci vediamo la prossima settimana. Un saluto da Marco Box e da Marco Giannini. Alla prossima. Ciao ciao!